ti è mai capitato di venire kickato in un instance perché non conoscevi le meccaniche e hai fatto whippare tutto il party? Beh, per me hanno fatto bene. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi vediamo di scoprire le varie meccaniche di Ilbrand Palace. Il primo boss che andrete ad incontrare è la Phantom Legion Queen. È praticamente identica alla versione che avete già combattuto durante la storia, con l'unica differenza che gli specchi sono colorati nella fase dell'onda. Il mio consiglio è di guardare quindi, appena arriva l'onda, il colore dello specchio da cui volete poi uscire e di conseguenza scegliere lo specchio dello stesso colore in cui entrare. La seconda meccanica del boss è un attacco che prende tutta l'arena lasciando solo un triangolo di safe zone. Durante questa fase spawneranno due sfere intorno al boss che ruoteranno in senso orario o antiorario e detteranno la direzione in cui il fascio di safe zone ruoterà. Quindi voi semplicemente vi dovrete spostare di 90 gradi per tre volte per evitare tutto l'attacco. La vera fight con il secondo boss, di cui mi rifiuto di pronunciare il nome perché è impronunciabile, inizierà quando lo avrete portato a 14 barre di vita. Il terreno dell'arena si inclinerà e arriveranno questi massi che dovrete evitare camminando. Ad un certo punto a uno dei quattro player arriverà un marker rosso sotto i piedi che sa di indicare che un meteorite gli cadrà addosso da lì a pochi secondi. Dovrà semplicemente camminare verso il boss e far cadere il meteorite sul boss. Mi raccomando, non andate contro i massi nel mentre che camminate con il meteorite verso il boss, altrimenti allungherete la fase per niente. L'ultima fase del boss è anche la più carina e ricca di meccaniche. Andiamo per step. A 34 barre di vita ci sarà il primo stagger check. Potete o farlo normalmente come vi spiegherò di farlo nella seconda fase, oppure potrete combattere il boss nella parte destra o sinistra dell'arena e appena inizia lo stagger check correre nell'angolo opposto dell'arena, in modo da riuscire ad arrivare al limite dell'area dell'esplosione che arriverà, fallendo lo stagger check, e andare avanti con la boss fight. Questa cosa però risuccederà a 26 barre di vita e questo giro sarete costretti a superare lo stagger check. In caso non aveste un party con tanto stagger damage, vi consiglio di tenervi le bombe per questa fase e le awakening. Superato il secondo stagger check, diciamo che secondo me la parte difficile è andata. Arriverà come prima cosa questa fase con dei laser verticali sullo schermo, che dovrete semplicemente doggiare, sono molto chiamati, lasciateli attraverso e evitateli. Arrivati a 16 barre di vita inizierà un'altra meccanica. Un membro del party avrà una X sopra di lui e gli altri tre avranno una luce che parte dal loro corpo. Semplicemente le tre luci dovranno puntare sul target con la X. Consiglio, state tutti fermi. Puntate il target con la X finché non finisce la fase. Una cometa cadrà e semplicemente dovrete uscire dall'area di esplosione. Cosa molto importante. Usate il tasto per attaccare, per girarvi verso l'alleato da illuminare, diciamo. Se utilizzate il tasto con cui vi muovete per girarvi, rischiate che succeda questo. E se succede questo, molto probabilmente whipperete. Arrivate ad 8 barre di vita, questa meccanica si ripeterà con un'unica differenza. Uno dei tre che prima avevano la luce avrà un cerchio che parte dalla schiena, quindi dovrà mettersi di spalle e puntare questo cerchio sempre sotto al target con la X. Io mi chiamo Sam e sono un variety streamer, mi trovate tutti i pomeriggi dopo le 14 e tutte le sere dopo le 21 sul mio canale Twitch. Se avete qualche dubbio o qualche domanda venitemi a trovare direttamente sul canale Twitch, lasciate un commento qui oppure semplicemente joinate il nostro Discord. Vi risponderò io stesso oppure ci sarà qualche membro della community sicuramente felice di aiutarvi. Per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e mi raccomando ragazzi, non fate i tirchi, usate le ste piume!